Cari amiche e cari amici, bentornati all'appuntamento con Effetto Notte, bentornati al nostro viaggio nel cinema di ieri e di oggi. Come sono cambiati gli italiani negli ultimi 30 anni? Un film può riuscire a raccontarlo? È quello che prova a fare Paolo Virzì con un altro Ferragosto a 30 anni di distanza da Ferie d'Agosto. Anche questa volta c'è un cast di stelle: Sabrina Ferilli, Laura Morante, Silvio Orlando, Christian De Sica. E ancora una volta c'è in scena l'incontro-scontro tra una famiglia di sinistra, capitanata da Silvio Orlando, e un'altra di destra, con tanto di figlia influencer e di genere decisamente schierato con una certa parte politica. Poi c'è il ricordo, anche la nostalgia per gli attori che c'erano nel primo film e che non ci sono più, come Ennio Fantastichini e Piero Natoli. Proprio da questo parte la nostra intervista con Paolo Virzì, che però a noi vuole raccontare il ritratto che questo film offre dell'Italia di oggi. Sentite. Senti un po' di tenerezza per chi non c'è più, perché comunque... Ma non abbiamo... Cioè, io la morte di due indimenticabili attori, nonché grandissimi amici, come Ennio Fantastichini e Piero Natoli, che tempo fa era come si metteva la pietra sopra all'ipotesi di tornare su quei passi, e invece è stato per me un motivo di incoraggiamento, tant'è vero che nel film, per chi lo vedrà, non è affatto omessa la loro presenza, anzi, certo, sono menzionati e vivi anche nel film, perché sentivo che questa era per me un'occasione da grande romanzo d'appendice, cioè di raccontare le vicissitudini della famiglia, là dove ci sono stati dei lutti, là dove forse ci saranno ancora delle morti, ma nel frattempo ci sono state delle nascite, ci sono dei bambini, ci sono più bambini in questo film che nel vecchio film, quindi c'è la morte, c'è la vita, e c'è appunto il cambiamento e il conflitto con nuove modalità. Il matrimonio con Cesare a Ferragosto, quanti ospiti sono attesi? Ah, non vogliamo esagerare, sono solo il cerchio magico. Tra poco ti presento tutta la famiglia mia, poi mi vergogno. Mamma Lisa, se siamo persi Marisa! Quello che ha fatto la segnalazione è un giornalista. Sandro. Chi siete? Quegli intellettuali alternativi, sempre nudi, gli Spinelli. Cerchiamo di evitare un inutile polverone. Quello che si racconta è che con la maturità non è che si diventa più saggi, ma si diventa più fragili. I personaggi che erano dei ragazzini, adesso sono gli adulti, i nuovi adulti, ci sono dei nuovi ingressi, è cambiato lo scenario del paese, è cambiata Ventotene, e sono cambiate delle percezioni circa la memoria condivisa, quindi anche qualcosa di più alto, certo, come il discorso sulla che cos'è la democrazia. Infatti Ventotene è stata anche un'isola di confino. Vuoi dirci il tuo pensiero in proposito? A proposito di che? A proposito del confino a Ventotene. Ah no, onestamente questa cosa del confine a Ventotene non l'ho mai sentita, ma fatemi capire, ci stava la dogana tipo quando vai all'estero? Avrai di certo capito che intendevamo il confino. Oddio, scusate. No, che c'ho l'ipoacusia diagnosticata. Scusate. Dice che non ci sente. Niente, Lucia. Non ci sente. Ma che stanno a dire? È un film che dove spira questa volta un'aria anche di tragedia, è un film dove penso che stavolta si piange, oltre a essere ovviamente una delle mie commedie, quindi dove si mescola l'umorismo anche alla malinconia. Eccolo. Amicizia, passione politica, alimentare. Cortesemente, che siete voi, parata grande questa? No, siccome che da noi devono attivare il servizio ancora, io ho giga illimitati ma non mi si attacca il roaming, vedo che voi ci avete un botto di tacche, se carinamente mi potete dare la password, giusto il tempo di fare una diretta streaming. Ha detto? Vuole scroccare la password di Parata Grande Guest, ma non siamo noi. È un personaggio che con Paolo ci siamo divertiti molto a cercare di costruire nel peggior modo possibile, anche con grande tenerezza però, perché penso che sia una delle caratteristiche principali dei film e delle sceneggiature di Paolo Virzì, che riesce a mettere in scena le peggiori espressioni dell'essere umano, però anche con uno sguardo attraverso il quale ci si può anche divertire e provare un senso di pietà verso, certo,
verso questa umanità. Eccolo qua, Mazzaluti. Fabio, aiuta l'ingegnere col trolley. Perché non c'hai mani? Oddio, Pierluigi, guarda. È un'isoletta deliziosa, denominata dai greci Pandotera e successivamente dai romani Pandataria. No, quello. Che? Ah. Povera figlia, meno male che c'è stai te che mi darai una mano, vero? Certo, ma intanto godiamoci questa nostra vacanzuccia. Ma questa non è una vacanza, è una missione, lo sai. Ma stai tranquilla, tesoro, ci sono io con te. Noi avremo talmente tante di quelle occasioni in futuro. No, no, cerchiamo di risolverla subito, che io non ci dormo la notte, dai. Questo è il nostro shuttle. Fabio caro, cortesemente, le bagage de maman. Il bagaglio di mamma. Sto via da sola. Allora c'era un certo tipo di contrapposizione, qui ce n'è un'altra, o forse in qualche modo è la stessa, Sabrina? È la stessa. È la stessa, diciamo. Cambiano i tempi, perché nel frattempo ci sono stati 30 anni in mezzo, dove ci sono gli avventi dei social, c'è una informazione comune, c'è un cambiamento dei costumi e quindi anche della cultura, tra virgolette, molto forte. Sono 30 anni che hanno modificato tantissimo noi italiani, ma credo che appunto sia un discorso che riguarda un po' tutti gli altri paesi. Io penso soltanto a andare appresso a lei e cercare di mangiare, di bere, di farmi una vacanza perché sono morto di fame, che quindi è un personaggio ancora forse un po' più triste, ancora che non ha nessun ideale, anzi ha dei figli che lo vogliono interdire. Invece i giovani, quelli che si occupano del web, almeno hanno quella speranza. Io non ho nessuna speranza. Era sufficiente un chiarimento, un gentleman agreement. Vi rendete conto di quello che hanno fatto? Sandro. Perché cosa? Un banchetto nuziale osceno. C'erano delle contaminazioni, c'era Gigio Alberti con te, eccetera. Però in questo caso è ancora più confuso perché non... Non si sa, le nuove generazioni non sanno più bene da che parte stanno. Ci siamo rotti di voi professoroni radical chic. Radical chic? No, ha detto radical chic. L'ha detto. Dai Emanolo, facci cantare! Probabilmente non ci si prova neanche più, cioè proprio che quello che io faccio di un confronto, di un conflitto finale, western, un po' durante la festa di matrimonio, è... tentativo disperato, inadeguato, assurdo, fuori tempo massimo anche, perché proprio non c'è possibilità proprio. Però tutti sono uniti poi da questo elemento del vuoto esistenziale, insomma, non sanno perché stanno al mondo. Il ritratto di ciascun personaggio compone un puzzle che è Burse, è proprio un tentativo di raccontare quella cosa che non si può dire a parole del sentimento del nostro tempo, ma che forse può dirlo un film. Ci saremo rotti un attimino di questa dittatura del politicamente corretto, di voi professoroni radical chic. Ha detto radical chic. No. Dai Emanolo, facci cantare! Meglio ieri o meglio oggi, non il film, ma proprio il racconto dell'Italia, no? Che noi vediamo. È difficile tornare indietro, mentre invece ecco, il mantenersi esseri umani, insomma, quella non lo scivolare. Dovremmo cercare di avanzare. Ecco, nel mondo animale quello dovrebbe invece essere una ricerca costante, al di fuori di quanto è complesso vivere o meno. E quello dipende anche da noi, dalla volontà che abbiamo, no? di esserci al mondo in un certo modo, in una certa maniera. Adesso ci fermiamo un momento, qualche minuto di pubblicità e poi torniamo a Effetto Notte. Torna il nostro viaggio nella bellezza all'interno di 60 anni di grande tradizione artigianale italiana e 17 premi Oscar. La Tirelli Costumi ce la racconta Dino Trappetti, parleremo di cinema ma anche di grandi attrici. Ci ritroviamo qui tra pochissimo con Effetto Notte.
Bentornati, adesso andiamo a ritrovare Dino Trappetti. Come sanno i fedelissimi di questo programma, il suo racconto è iniziato già nella scorsa puntata. 60 anni di grande tradizione artigianale tutta italiana, 17 premi Oscar. Sto parlando della Tirelli Costumi, adesso scopriremo di più e meglio la bellezza di questi abiti che si trovano nella sede della Tirelli a Roma, ma anche in quello che è un vero e proprio museo, il magazzino di Formello, oltre 300.000 capi. Allora, un racconto ricco di cinema, ma anche di incontri con tante protagoniste del nostro cinema, come Sofia Loren e Lucia Bosè. Sentite. Voglio che mi parliate un poco di lei. Siete molto innamorato di lei. Quanto può esserlo un uomo? Pensate che ci sia un limite? L'età dell'innocenza, che forse è stato il primo progetto proprio più grande che l'ha seguito direttamente Gabriella Pescocci. Di questo cosa ricorda? Ricordo che Gabriella parlava insieme di questo film, c'era tanta roba da fare. Martin Scorsese era un amico, vecchio amico di Tirelli e mio, perché quando aveva sposato Isabella Rossellini a New York, Umberto e io eravamo a New York e siamo andati a casa di Isabella, che abitava con Martin Scorsese in downtown, che ancora non era di moda, poi è diventata di moda, e è nata una bella amicizia con Isabella, poi Isabella la conosciamo, io la conosco da ragazzino, lei è un po' più giovane di me, ma insomma siamo quasi cresciuti insieme, abbiamo passato delle vacanze al Circeo, in una proprietà della famiglia di Rossellini. E quindi con Marti c'era una certa confidenza. Marti disse a Umberto: io non faccio film in costume, perché sta facendo Taxi Driver, sta facendo Main Street, sta facendo tutte quelle robe lì, diciamo così. Ma la prima volta di fare un film in costume voglio che lo faccia tu. Così è stato. Umberto era mancato, però Marti ha mantenuto la promessa. Ha chiesto a Gabriella di fare il costume. E Gabriella sapeva che Gabriella lavorava qui. E io dico: Gabriella, dobbiamo fare il massimo. E poi lo vediamo anche qui, perché ne siamo circondati, Maria Antonietta, Sofia Coppola, no? Anche lì vi piacciono le sfide difficili. Insomma. Allora, Sofia Coppola deve tutto a Milena Canonero, perché l'idea di fare quel 700 lì così distrutturato è un'idea di Milena Canonero. Io quando l'ho visto, ho cominciato a fare i primi vestiti e li vedevo mettere sui macchini senza busto. Quella c'ha... Ecco, ce lo spieghi, che vuol dire 700 ristrutturato? Cioè che è il 700 però reinventato, insomma. Reinventato. E ha fatto tendenza, ha fatto quel 700 lì. Ora quando vengono a cercare i costumi per fare un 700, ma avete quelli di Maria Antonietta? Poi l'ha fatta Massimo nel Cyrano di Bergerac, certo. Ha fatto un po' anche lo stesso lavoro. Avevo sentito dire di lei che era un buon ballerino, principe. Mi dispiace di averti ancora delusa. È molto di più di un buon ballerino. Lei è un ballerino delizioso. Veramente delizioso. Senta, e poi ci sono degli abiti che insomma sono nel cuore di tutto il pubblico e poi di quello femminile in particolare, perché chi non ha sognato con l'abito di Claudia Cardinale nel Gattopardo? Lo so che se ne è già parlato tantissimo, però quello è una visione. Tra l'altro lo state pure rifacendo il Gattopardo, chissà come sarà. Hanno rifatto una serie che si chiama The Leopard. Uh-huh. E non è una copia di quello, sì, la storia è più o meno la stessa, però si discosta un po', perché Luchino Visconti ha preso un po' delle licenze dal Gattopardo. Cioè, praticamente il Gattopardo di Visconti finisce con la morte del Price, invece c'è un seguito, perché Tancredi va ambasciatore a Bonn, Angelica lo segue, e poi invece Angelica diventa un po' libertina, okay. Diventa, lo lascia, va a Parigi, fa tutta una sua vita, e questo Leopard racconta questo seguito. Chissà se ci sarà ancora un abito così bello, forse sarà qualcosa di più moderno. Quindi... Ma devo dirle una cosa, che il Gattopardo allora è una cosa che non si può dimenticare, perché è da lì che nasce tutto. Tirelli,
quando è nato il Gattopardo non aveva la sua sartoria, lavorava alla Safas ancora, questa grande sartoria, ed è nato tutto lì. Però Tirelli si industriò, per far contento i Pieradosi, di fare il possibile per realizzare tutto quanto. Chiamò sartorie esterne, come feci io con Gabriella, chiamò sartorie esterne per realizzare tutto questo. Luchino Visconti ne fu molto contento e chiedo, lì è venuto a Umberto, parliamo di 60, 61 parliamo, lì è venuta credo a Umberto l'idea, dice, ma io posso fare da solo anche, capito? Perché tutta quella roba lì l'aveva organizzata lui e così ha fatto. Anna Rose, Milena Canonero, Gabriele Pescucci, Dino Trapetti, CEO of Tirelli, Costume House e Carlo Poggioli. Senta, lei deve avere fatto anche degli incontri straordinari, una parte ce li ha già raccontati nel corso di questa intervista, ma insomma io ho visto delle foto bellissime con delle donne bellissime. A proposito di Gattopardo, Claudia Cardinale, io ho avuto il piacere di incontrarla, di intervistarla e devo dire una donna di grande simpatia e originalità, e almeno a me è sembrata semplicissima. È anche una persona che si sa molto divertire nel senso buono, no? Cioè, ama mangiare, godere. È vero questo, l'ha riscontrato? Siamo andati insieme a Los Angeles, siamo andati insieme a ricevere, a ritirare l'Oscar alla carriera più rotonda. Perché quando arrivò la, non era nomination, proprio assegnazione di premio alla carriera Piero Tosi, che aveva avuto 5 nomination ma mai avuto l'Oscar, Piero mi fece, questo tocca a te, che cos'è? È il premio alla carriera, Piero è tuo, no? Ma è tuo a prendere, perché io non viaggio, poi tutto quello che io ho fatto l'ho fatto dai Tirelli, quindi io devo condividere questo Oscar e tu te lo vai a prendere. Ha fatto questo sacrificio, sarà stata una serata indimenticabile. Io però disse a Piero, io ci vado, a me non conosce, non mi conosce nessuno, quindi di a una delle tue attrici preferite, lui ha vestito Sofia, con cui è rimasto molto amico, Sofia Lore, ha visto Claudia Cardinale, ha vestito Lucia Bosè, Silvana Magro, ma Silvana era già morta purtroppo, chiedi a Lucia, a Silvana, e lui scelse Claudio, con lo quale aveva fatto più film, aveva fatto 9 film. Claudio accettò e poi non si ricordava quando ci siamo incontrati a Los Angeles con Claudio. Quando ci siamo incontrati a Los Angeles, lei ha viaggiato da Parigi e io con alcuni amici, con Gabriello, Carlo Poggioli, Laura, mia nipote che lavora qui, siamo andati tutti in massa a riempire l'Oscar. La sera viene, ce l'abbiamo insieme con Claudio e dice, ma io quanti film ho fatto con Piero, oltre al Gattopardo, non si ricordava niente. Senta, poi appunto le ricordate, grandi protagoniste del nostro cinema, allora Lucia Bosè tra l'altro è stata, devo dire, una delle interviste forse più belle che abbiamo fatto all'interno di questo programma, credo che sia stata forse, ho letto da qualche parte, forse la sua più grande amica, è così, o comunque una sua grande amica. Grande amica. Lucia è stata una grossa perdita, grande amica, lei mi è stata vicinissima anche nel lavoro della sartoria quando è mancato Umberto, grande amica, indimenticabile, veramente, ma familiare. Lo capisco proprio da come lo dice. Lei avevamo preso una casa a Capri, fine 69, inizio 70, insieme a Lucia Bosè, un'altra amica di San Simone, Umberto e io. La casa, eravamo in quattro proprietari di questa bellissima casa a Capri, che poi di cui 10 anni dopo Lucia e l'altra amica lasciarono la loro parte. Noi, Tirelli e io, compravamo la nostra parte, ma Lucia ha sempre avuto le case della Chiama di Capri. Poteva andare con noi. Invece con Sofia Loren com'è andata? Perché forse con Sofia Loren com'è andata? Perché forse c'era stata qualche piccola discussione all'inizio, ma poi pure lì vi siete ritrovati. No, più che discussione Sofia. Discussione Sofia non l'ha discusso. Umberto ha commesso un errore e lui l'ha sempre detto. Un errore non per causa sua. Cioè, la consegna di un abito che stava girando l'EDL con Peter Ustinov, la regia di Peter Ustinov e Paul Newman come protagonista, e giravano in Scozia, in un posto sperduto. Il costumista era Marcello Scoffier, che ha sbagliato a dare la data della consegna di un vestito. Il giorno prima chiama la produzione, ma è questo vestito? Ma è per fare una settimana? No, girano domani.
Tirelli è quasi svenuto, però il personaggio ha preso il vestito a pezzi che si stava facendo, hanno preso un aereo e la sarta, la caposarta, l'ha cucito in aereo e in macchina da Londra in Scozia, la cucina di notte. E l'hanno provato la mattina prima di girare, Lucia e Sofia aveva l'abitudine di provare il giorno prima. Questo ritardo, Sofia, che è una professionista veramente ferrea, l'ha molto disturbata. E quindi non si sono più visti. Però vi siete ritrovati poi con la voce dopo, no? Dopo la morte di Umberto, no, perché non ci sono visti. Pensi che quando facevano dei film dove c'è Sofia Loren come protagonista, per esempio c'era una volta dei Rosi, con i costumi di Giulio Coltellacci, lei non ha voluto essere vestita da Tirelli. Noi abbiamo fatto tutto, Tirelli ha fatto tutto il film e Sofia l'era stata fatta in un'altra sartoria. E Sofia, quando è venuta qui, ormai 10 anni fa, credo, no, poi l'abbiamo vestito per uno sceneggiato con i costumi di Maurizio Millenotti, che era, non mi ricordo più cosa, però non era venuta a provare. Ma 10 anni fa, 10 anni fa, fece un film tratto dalla Why Human, con la regia di... La voce umana. Con la regia del figlio, venne a provare, doveva provare dei tailleur, e quando io entrai, lei mi venne incontro, fa molto carina, dice, vedi i trappetti che poi ci si ritrova. penso che sia proprio così. E lei mi ha detto, io sono stata molto severa con Umberto, mi dispiace, ma io ero allora all'inizio, avevo molta paura e volevo essere sicura di quello. E dice, però siamo qui e ci rivedremo. Tutta una spiegazione, e poi da questo suo racconto emerge anche l'umanità profonda. Umberto, no? Tirelli ha sempre detto, ha ragione lei. Io ho sbagliato, non volontariamente, ha ragione lei. Allora, questi sono i tipi, diciamo così, verrebbero a dire di ieri, ma non sono di ieri, questi sono i tipi di sempre. Però voi vestite anche i tipi di oggi. Sono Lydia Poet. Sono un avvocato. Non pensavo che le donne potessero fare certi lavori. Se Dio ti voleva avvocato, non ti faceva donna. Giusto? Matilda De Angelis, Alessandro Borghi, Luca Marinelli, insomma, faccio qualche esempio. Come vi trovate, insomma? Perché comunque sono nel cuore del pubblico loro. Beh, oggi, Matilda, no? De Angelis, lei ha fatto un nome... Io adoro Matilda De Angelis, è una professionista di una serietà incredibile, di una serietà incredibile. Ma tutte le attrici italiane d'oggi sono molto serie. Qualcuno quando prova sta un po' storpo sul tablet. Sul telefonino, ma l'ho già detto, questo è da già stato... Lei lo deve dire, cioè guardi, ma entra qua dentro, è come se si va al cinema. L'ho già detto di un'attrice e questa attrice l'ha già notato e l'ha già dichiarato. Quando si prova bisogna capire che cosa si vede. Ma questo è anche per dire appunto che il vostro lavoro prosegue e prosegue con successo. Never know who to blame to when the rain set in. And I would have liked to know you, but I was just a kid. Your candle burned out long before the legend ever did. Allora, io ho un'altra curiosità, perché in questa sede pazzesca, grandissima, la voglio raccontare alle amiche e agli amici che ci seguono di Formello. Oltre a tutti i costumi che sono stati realizzati, eccetera, però ci sono proprio delle vere e proprie collezioni, no? Che vengono dagli stilisti, che vi sono state anche donate, insomma, da persone che questi vestiti a loro volta li collezionavano. Anche questo è un patrimonio enorme, no? Enorme, enorme, che è conosciuto in tutto il mondo, richiesto in tutto il mondo. C'è una collezione, una raccolta di abiti Chanel che apparteneva alla principessa Emilia Altieri, zia di Domitila del Drago, e quando morì Domitila del Drago, che era grande amica Umberto, lei ha collaborato tra l'altro all'arredamento del Gattopardo, disse a Tirelli, vai a Palazzo Altieri e prendi tutto quello che trovi. Umberto andò e trovò, l'ira di Dio, trovò tutto un guardaroba Chanel anni 20-30, perché si vestiva a Parigi la principessa Altieri, e Umberto ritornò da Domietta e disse, ma Domietta, lì c'è l'ira di Dio, tutti quelli Chanel, e Domietta disse, cosa me ne faccio io? Prendi tutto, e prese stoffe, cose, delle stoffe, delle tende con cui ancora adesso facciamo delle cose.
Altra grande donazione è stata importantissima, quella di Giorgette Fiamma e Raffaele Ranucci. La donazione è firmata da Giorgette Fiamma e Raffaele, circa 80 abiti di Saint Laurent, Ungaro, Pucci, Capucci, una collezione importantissima che viene, non viene mai usata per il cinema. Noi abbiamo fatto venire una grande curiosità alle amiche e gli amici che ci seguono, mi saperanno a bussare. Vengono usate, sì, anzi, no. Un'amica, sì, con un'amica li posso prestare, li posso prestare, ma quella di Giorgetto è stata importantissima. Assolutamente, senta, lei ci ha raccontato delle cose bellissime in questa intervista e io vorrei concludere così, perché appunto questa è una realtà fantastica che continua a lavorare su progetti importanti del nostro cinema, e quindi io la vorrei salutare in questo modo con una citazione cinematografica: verso l'infinito ed oltre, lei è questo. Assolutamente sì, assolutamente sì. Io dico sempre ai miei collaboratori, non bisogna mai fermarsi, bisogna andare avanti, ma noi abbiamo un potenziale che può andare oltre il costume, e io adesso non ne posso parlare, io mi sto sforzando che mi ricordo di andare oltre il costume. Poi ne parleremo. Allora me lo deve dire. Prego? Me lo deve dire, no, me lo dice nella prossima intervista. Poi ne parleremo. Va bene, io le faccio tanti auguri, in bocca al lupo, grazie. Credo, al lupo, è stato un piacere, grazie. E allora, siete pronti per gli Oscar? Noi tifiamo Italia, tifiamo Matteo Garrone, il suo Io Capitano, speriamo davvero che possa farcela. E chi vincerà il miglior film? Oppenheimer, Povere Creature? Insomma, difficilissimo dirlo, ma oggi è la festa della donna e quindi noi vogliamo concentrarci sulle donne. Abbiamo scelto tre attrici su cui puntare come miglior attrice protagonista e ci salutiamo proprio con le immagini dei loro film. Sandra Hüller, protagonista del film Anatomia di una caduta, premiata a Cannes nel ruolo di una donna accusata di aver ucciso suo marito. Lily Gladstone, la prima nativa americana a ricevere un Golden Globe per il film Killers of the Flower Moon di Martin Scorsese. E poi Emma Stone per Povere Creature, nel ruolo di una donna libera e indipendente che in qualche modo sfida gli uomini. Io tifo per lei, chissà se ce la farà. Effetto Notte torna la prossima settimana, sempre subito dopo il grande cinema di TV 2000. Potete rivedere questa puntata, come tutti i contenuti di TV 2000, sulla nostra app Play 2000. Ci ritroviamo la prossima settimana, vi aspetto. È per questo che apriranno un'inchiesta per morte sospetta. Perché eri l'unica persona presente. E chiaramente sei sua moglie. Stop! Io non l'ho ucciso. Non è questo il punto. Perché sei venuto qui? Come sarebbe? A vivere qui. Sì, io vivo qui. Perché? Per mio zio. Lavoro con lui. Sei sempre con la testa sui libri, Bella. Stai perdendo un po' il tuo adorabile modo di parlare. Sono un essere mutevole, come lo siamo tutti. Almeno questo è quello che dice Emerson. Harry non è d'accordo, però. Forza, dai, vieni con me. Stai coprendo il sole. Cosa?